Vaccinarsi non è più un'alternativa, il premier Draghi è stato categorico, nuovi parametri per le zone rosse, in Sicilia ripartono gli open day. La proposta è mantenere le attività commerciali aperte anche in zona rossa, ma accessibili solo a chi ha il Green Pass. A Siculiana parte il progetto Ambiente. Inquinato in Sicilia un tratto di mare su tre, la scala dei turchi sotto sequestro viene presa d'assalto al tramonto quando termina la guardiania dei volontari. In Sicilia boom delle spiagge in concessione. Eventi a Real Monte, da Ibla ad Annata Tangelo passando per Litterio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sono 520 i nuovi casi di Covid in Sicilia. L'incidenza è al 4%, l'isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia e ripartono gli open day. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Proseguiranno fino al prossimo martedì 27 luglio compreso gli open day organizzati dalla regione siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell'isola. La popolazione dai 12 anni compiuti in su potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla salute, l'obiettivo dell'iniziativa che si affianca alle tante altre avviate dalle ASPE e dai commissari per l'emergenza Covid è quella di immunizzare quanti più cittadini possibile e contrastare la variante virale su tutto il territorio regionale. Intanto sono 520 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 13.152 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sfiora il 4%, la Sicilia è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dopo il Lazio e il Veneto, tallonata da Lombardia e Toscana. Gli attuali positivi sono 6.603. Con un aumento di altri 412 casi, i guariti sono 106, mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare purtroppo due vittime che portano il totale dei decessi a 6.021. Sul fronte ospedaliero, lieve frenata dei ricoverati, che sono adesso 180, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri, ma leggero incremento in terapia intensiva, che adesso sono 22, 2 in più. Nelle varie province siciliane si registra Catania con 107 casi, Ragusa con 103, Caltanissetta con 81, Agrigento con 72, Trapani con 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20. Intanto sulla diffusione della variante Delta interviene il vicepresidente della Commissione Sanità, onorevole Carmelo Pullara, sostenendo come occorre avere fiducia degli operatori turistici siciliani impegnati in questa difficile fase e costretti a registrare disdette evitando allarmismi pericolosi. Per onorevole Pullara occorre invece potenziare fortemente l'attività di vaccinazione dei vacanzieri presenti nel territorio. Basta messaggi contraddittori inviati all'opinione pubblica sull'andamento dell'epidemia. I dati non sono poi così allarmanti e i parametri vanno sicuramente rivisti, tanto più che nella maggior parte dei casi essere positivo al virus non corrisponde a ricoveri ospedalieri. L'appello di Draghi agli italiani: vaccinatevi, il Green Pass serve a non chiudere, non è un arbitrio. Vediamo. La prima cosa che devo dire è invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito. Devono proteggere se stessi, le proprie famiglie. Una breve considerazione sulla certificazione verde. Il primo, ovviamente, ma questo credo vi sia chiaro, il Green Pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Anche nella definizione dei parametri che c'è stata, la scelta lì era tra procedere normalmente, quindi molte regioni sarebbero andate in giallo perché i parametri precedenti sarebbero stati superati, oppure introdurre il Green Pass, cambiare i parametri in maniera tale da tenere le regioni in zona bianca, ma con il Green Pass. Il contenuto del decreto che abbiamo appena approvato si può racchiudere attorno a tre questioni fondamentali.
La prima è una proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre di quest'anno. La seconda è un cambio dei parametri che consentono il cambio di colore alle regioni. Come sapete, a questi colori sono poi connesse misure di contenimento che noi abbiamo disposto nel corso dei mesi. Fino a pochi mesi fa il parametro prevalente era l'RT, ultimamente il parametro decisivo è stato riconosciuto nell'incidenza, quindi sostanzialmente nel numero dei casi. Il numero che noi abbiamo utilizzato è quello di il numero dei casi ogni 100.000 abitanti alla settimana. La modifica sostanziale che facciamo in accordo con le regioni con cui ci siamo confrontati è quella di considerare il parametro prevalente per il cambio di zona il tasso di ospedalizzazione. In modo particolare una regione che oggi è in zona bianca, in questo momento tutte le regioni italiane sono in zona bianca, passerà in zona gialla soltanto quando il tasso delle terapie intensive supererà il 10% e contemporaneamente il tasso di occupazione dell'area medica supererà il 15%. Le stesse regioni potranno passare invece in arancione quando il tasso delle terapie intensive supererà il 20% e contemporaneamente quello dell'area medica supererà il 30%, e si andrà invece in area rossa quando il tasso di occupazione delle terapie intensive supererà il 30% e quello dell'area medica il 40%. La ragione di questo cambio è dovuta esattamente alle motivazioni che prima venivano indicate dal Presidente Draghi, e cioè oggi il nostro Paese, a differenza di pochi mesi fa, ha somministrato oltre 63 milioni di dosi. L'aspettativa quindi è che ci possa essere anche una maggiore circolazione virale senza una ricaduta sulle ospedalizzazioni forte come c'è stata nella fase precedente. Quindi è giusto che in questa fase il driver fondamentale per il cambio di zona sia esattamente costituito dalle ospedalizzazioni. Il terzo ambito su cui noi interveniamo è l'estensione del Green Pass. Il Green Pass è uno strumento con cui gli italiani hanno ormai a che fare da diverse settimane. In poche settimane sono state oltre 40 milioni il numero di certificazioni verdi scaricate dagli italiani. Questo è un dato a stamattina alle 7, 40 milioni e 067 mila. È un numero assolutamente significativo, importante. Permettetemi di ringraziare anche il Ministro Colao e il Ministro Franco che hanno lavorato nella gestione di questa operazione tutt'altro che semplice. E noi già oggi, prima dell'approvazione di questo decreto, abbiamo utilizzato questo strumento per alcune fattispecie particolari. Per partecipare per esempio a un matrimonio si utilizzava già il Green Pass. Per entrare in un RSA e visitare un proprio caro si utilizzava il Green Pass. Con questo decreto estendiamo in maniera piuttosto significativa l'utilizzo di questo strumento ad altre attività e ad altri servizi. Tra questi, servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura, le piscine, le palestre, i centri benessere, le fiere, le sagre, i convegni e i congressi, i centri termali, i parchi tematici e di divertimento, i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò e ancora le procedure concorsuali. Il messaggio che vogliamo dare è un messaggio positivo. Noi vogliamo evitare che una crescita del contagio porti a nuove chiusure generalizzate, e lo strumento fondamentale che abbiamo in questa stagione è proprio quello della vaccinazione. Quindi il messaggio di fondo che credo come governo vogliamo dare nel modo più fermo e più convinto è vaccinarsi, 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 perché questa è la strada principale se vogliamo provare a metterci alle spalle la stagione così difficile che abbiamo vissuto. E il presidente Mario Draghi va dunque avanti senza ripensamenti, così come la scelta coraggiosa di due locali agrigentini pionieri nella scelta di non aprire le porte ai Novax. Eugenio Cairone. L'appello a non vaccinarsi è un invito a morire. Lo ha detto il presidente Mario Draghi, rivolto a chi ancora si ostina a boicottare la campagna vaccinale. E si deve dire grazie al suo governo
che non si è fatto influenzare o intimorire dalle polemiche decretando l'obbligo del Green Pass nel momento in cui la situazione è tornata veramente grave. Ma in tema di Green Pass bisogna dare atto e merito a due titolari di strutture balneari di San Leone che per primi hanno lanciato l'idea del Green Pass riguardo i propri locali, ovvero il Borgo Santurì e La Rotta. Come dire che è partita da Agrigento l'idea di tutelare i propri clienti senza alcuna discriminazione, come sottolinea il titolare del Borgo Santurì. Un discorso chiaro il suo, che non vuole sentire parlare appunto di discriminazione, perché quello che si sta facendo serve a far cessare l'incubo. In tutto questo non c'è nessuna libertà violata. Ognuno rimane libero di pensarla diversamente, purché rimanga con le proprie idee distante da chi intende tutelarsi ed essere tutelato, aspettando magari qualche altro provvedimento che la gravità della situazione richiede. E Confcommercio chiede di tenere aperte in zona rossa le attività commerciali per chi ha la carta verde, mentre i commercianti di Favara in zona rossa chiedono al governatore Nello Musumeci di sospendere le restrizioni, mentre tornano le file negli hub e sembra essersi scatenato l'effetto Green Pass. C'è il servizio. Le zone rosse decretate in 6 comuni siciliani rischiano di essere il colpo di grazia per molti esercizi commerciali. È il grido d'allarme della Confcommercio che chiede al governo regionale di poter mantenere aperte le attività, limitando però l'ingresso a chi è in possesso del Green Pass. Sono in zona rossa 2 comuni della provincia di Agrigento, Favara e Caltabellotta, domenica scorsa anche Gela, oltre a Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina. Ma a stretto giro di ruota potrebbero seguire Porto Empedocle e Palma di Montechiaro. Siamo preoccupati, dice il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti, per le restrizioni che ne conseguono e che impediscono al mondo del commercio, al dettaglio e alla ristorazione di poter continuare ad operare in quello che doveva essere il momento caratterizzato da un po' di luce dopo mesi di buio. Vogliamo scongiurare ulteriori danni ai nostri associati dovuti alle chiusure forzate che la zona rossa impone. Per questo motivo chiediamo al governo regionale di predisporre l'utilizzo del Green Pass a tutte le tipologie di attività commerciali presenti nella zona rossa, che così potrebbero continuare a operare. Tutto ciò, come ci viene sollecitato dagli operatori dei territori interessati, permetterebbe di evitare nuove chiusure alle attività economiche. Nelle zone rosse il provvedimento andrebbe previsto ed esteso anche ai trasporti a lunga percorrenza. Ed a Favara i commercianti invocano addirittura la sospensione della zona rossa. Chiediamo, dicono, un intervento del presidente della regione siciliana affinché sospenda la zona rossa in attesa di conoscere i nuovi parametri da parte del Ministero della Salute. E intanto sembra essersi scatenato l'effetto Green Pass. Tornano le file negli hub, riparte la campagna di vaccinazioni. Da tempo non si vedevano più persone in attesa. In tanti hanno deciso di vaccinarsi proprio per ottenere la certificazione verde. E tornano anche gli open day. In bilico Porto Empedocle che per un pelo evita la zona rossa. Il sindaco Ida Carmina spiega ai suoi cittadini perché, ma li allerta anche sulla necessità di vaccinarsi. Non è più una scelta ma una necessità. Vediamo. Si rincorrono molte voci se diventiamo zona rossa, se già lo siamo, per quanto tempo, a decorrere da quando. Quindi mi sembra giusto darvi qualche delucidazione. In questi giorni abbiamo avuto un notevole numero di casi, siamo partiti anche da 12-15 casi al giorno, via via c'è stato un decremento. Ieri 10, oggi sono 6 nuovi casi, per cui 59 più 6 andiamo a 65 casi. Ora, per decretare la zona rossa ci vuole un incremento settimanale in rapporto all'incidenza numerica prevista con la normativa fino oggi in vigore di 250 casi ogni 100.000 abitanti, però guardando l'incremento settimanale. Evidentemente noi siamo insomma al limite, però poiché c'è questo
progressivo decremento. E atteso che giusto oggi cambierà la normativa, diciamo, accordo con l'ASPE, stiamo verificando come sia l'andamento. Atteso che noi sappiamo che questi numeri sono stati determinati da due evenienze: un problema successo presso una lavoratrice e che aveva a che fare col pubblico. E a sua insaputa determinato i contagi, e il fatto che ci siano state delle cerimonie in cui o sono andate quelle persone che si erano servite in questo esercizio, o addirittura si è tenuta poca prudenza, ecco. Per cui c'è stata una diffusione dei casi. A ciò va aggiunto che in questo periodo ci sono casi che potrebbero essersi determinati a seguito anche dei festeggiamenti per l'Italia. Per cui diciamo, contagi che potevano essere più circoscritti sono aumentati. Per cui in questa fase, soprattutto considerato che oggi cambierà la normativa, si attende a breve una conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio Draghi, che in questo momento è proprio riunito col Consiglio dei Ministri per stabilire le nuove regole del decreto anti-Covid e che saranno applicate anche in tutte le regioni, è chiaro che stiamo in attesa dell'evolversi della situazione, sperando sempre in un ulteriore decremento dei casi a Porto Empedocle. Molto dipende dal comportamento individuale dei cittadini, perché ad oggi, dichiarandosi la zona rossa, vengono applicate le regole che venivano applicate a marzo, quindi con tutte le restrizioni del caso, nonostante che qui ci sia un grandissimo numero di vaccinati a Porto Empedocle e che la situazione sia diversa rispetto a quella di marzo, e per numero di contagi e per numero anche di decessi. Altra notizia importante da darvi è per coloro che hanno effettuato la prima dose vaccinale presso la scuola Livatino nei giorni in cui fu effettuato appunto da parte dell'ASPE, il richiamo alla seconda dose verrà fatto a partire da domani nel poliambulatorio di Porto Empedocle. Mi è stata data stamattina ufficialmente dalla dottoressa Faro la notizia, quindi la divulgo a tutti. Dovrebbe essere arrivato un messaggio sul telefonino di presentarsi, secondo un cronoprogramma, una cronologia presso l'ASPE. Mi raccomando, andate, perché la vaccinazione è importante. Si parla già di Green Pass che avrà immediatamente vigore o progressivamente, per quel che riguarda moltissime attività, non so, andare in palestra, eccetera, eccetera, per cui chi è vaccinato naturalmente si trova già, diciamo, ad aver adempiuto questo che non è un obbligo, ma è sicuramente effettuare una regola di prudenza a vantaggio di se stessa e degli altri, perché le statistiche dicono che chi ha la vaccinazione, chi è vaccinato, contrae in modo molto più leve il virus qualora ne venisse contagiato, e comunque, oppure non lo contrae affatto, perché sono limitati i casi di soggetti vaccinati che contraggono il virus. Naturalmente la prudenza va comunque adottata anche da parte dei vaccinati, perché appunto, seppur in forma lieve, come fosse una banale influenza, si può contrarre il virus, e evidentemente si potrebbero contagiare persone che non hanno la vaccinazione, o perché non lo hanno voluta fare, e io invito tutti a vaccinarsi, o perché hanno delle fragilità che non consente solo la vaccinazione. Ed anche il calcio punta alla sicurezza e alla ripartenza. Carmelo Lentini. Il calcio ha bisogno di andare avanti in sicurezza e sostenibilità. Dobbiamo vaccinarci e fare vaccinare i nostri giovani. È l'unica via percorribile per tutelare la nostra salute, lo sport e il calcio. E questo è il videomessaggio che va in onda adesso, rivolto al mondo del calcio, da parte del presidente del
Comitato Regionale Sicilia, Sandro Morgana. Nel programmare l'avvio della stagione sportiva 2021-2022 non posso non fare alcune considerazioni, a mio avviso di fondamentale importanza, per affrontare in tranquillità il prossimo futuro. Le ultime due stagioni sportive, come voi tutti sapete, sono state caratterizzate da questa terribile pandemia che ha avuto sul sistema calcistico dei dilettanti, ma se volete sul sistema mondiale, effetti assolutamente devastanti. Siamo stati costretti a fermare quasi tutte le attività, togliendo ai nostri giovani la possibilità di praticare l'attività calcistica per la quale hanno grande passione, senza dimenticare, non dobbiamo dimenticare, che il calcio è innanzitutto benessere e salute. Siamo arrivati ad un bivio ed è necessario imboccare la strada giusta perché non sarà più possibile né fermarsi né tornare indietro. Il calcio ha bisogno di andare avanti, in sicurezza e sostenibilità. E se per un verso noi della Lega Dilettanti stiamo facendo di tutto per sostenere per quanto ci è possibile le nostre associate, per l'altro è necessario che ci mettiamo tutti in sicurezza. Dobbiamo vaccinarci e dobbiamo fare vaccinare i nostri giovani. È l'unica via percorribile per tutelare la nostra salute, lo sport e il calcio, e far sì che questi non vengano più fermati. Non aspettiamo che sia il governo ad obbligarci, facciamolo perché è il nostro preciso dovere e rappresenta l'unica arma che abbiamo per uscire da questo incubo. Quindi, amici miei, vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci. La Scala dei Turchi è un'area sotto sequestro e la vigilanza va estesa a tutte le ore di luce. Vediamo. In Sicilia il boom delle spiagge in concessione in 3 anni aumento del 41,5%. I dettagli nel servizio. In Sicilia continua a crescere il numero di spiagge in concessione, tanto che in molti comuni è ormai impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi a prendere il sole. Lo dice l'ultimo report di Legambiente. In Sicilia negli ultimi 3 anni le concessioni balneari sono aumentate del 41,5%, è quanto scrive l'associazione ambientalista nel rapporto Spiagge 2021. La situazione delle spiagge in concessione in Italia non ha paragoni con nessun paese europeo, dice Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Lega Ambiente. Un patrimonio ambientale pubblico così straordinario deve essere gestito nella massima trasparenza, tutelando il diritto a fruire delle spiagge. Oggi non è così, non esiste una norma nazionale che stabilisca una percentuale massima di spiagge che si possono dare in concessione, per cui assistiamo a una corsa alle nuove concessioni e a situazioni dove non esistono più spiagge libere. Così avviene in Sicilia, dove non esiste nessuna norma
norma che specifichi una percentuale minima di costa destinata alle spiagge libere. In Sicilia sono in tutto 425 km di costa sabbiosa, continua il report di Legambiente. Il 22,4% è occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici. Sono 5.365 in totale le concessioni rilasciate dal demanio marittimo, 624 quelle per gli stabilimenti balneari. E poi c'è la questione legata alle coste non balneabili. Complessivamente lungo la penisola il 7% dei tratti di coste sabbiose è di fatto interdetto alla balneazione per ragioni di inquinamento. Sicilia e Campania contano in totale 55 km sugli 87 totali interdetti a livello nazionale. E il problema è erosione. Nell'isola la provincia più interessata dall'erosione è Messina, in particolare la costa tirrenica fino ai Nebrodi e quella ionica fino a Giardini Naxos. Al centro della discussione anche le autorizzazioni brevi della durata di 90 giorni che sta rilasciando l'ufficio del demanio marittimo in questi giorni in Sicilia. Lo stabilisce un recente decreto dell'assessorato regionale territorio e ambiente, senza la necessità di richiedere il preventivo parere al comune, come invece previsto dalla procedura ordinaria di concessione. A Siculiana Marina parte il progetto Rispetto Ambiente, kit per la differenziata in spiaggia. Arturo Cantella. A Siculiana Marina parte il progetto Rispetto all'Ambiente, un kit per la differenziata in spiaggia, raccolta dei rifiuti due volte al giorno, isole ecologiche e spiaggia. È un kit per la raccolta differenziata che sarà consegnato ai bagnanti e ai turisti. Parte così il progetto Rispetto all'Ambiente a Siculiana Marina, in campo anche 7 giovani operatori per la sensibilizzazione ambientale. Il kit entra tra le iniziative che stiamo promuovendo per favorire la rinascita del borgo marinaro di Siculiana Marina, che ha una bellissima storia, e quindi naturalmente rinasce il borgo anche attraverso delle iniziative che tendono a migliorarlo. E una delle cose, l'iniziativa più importante sicuramente, è quello di consentire la raccolta differenziata. In spiaggia chi verrà troverà delle postazioni con degli animatori, degli operatori che forniranno a tutti questa scatolina con dentro dei sacchetti. Naturalmente qui ognuno può trovare delle informazioni utili, sia per quanto riguarda la storia di Siculiana, dove dormire, dove mangiare, anche per partecipare agli eventi estivi. Quindi è un contenitore che consente davvero al turista e a chi viene di poter condividere e conoscere davvero le nostre bellezze. Sono molto orgoglioso del lavoro che l'amministrazione sta facendo in questa direzione. Se li lasci non vale è il nostro motto, perché stiamo facendo una politica non solo a Siculiana Marina ma su tutto il territorio di bonifica, anche attraverso l'ausilio di telecamere, perché non è possibile, non consentiamo più a nessuno di abbandonare i rifiuti. È una vergogna, una questione di civiltà, e quindi noi su questo stiamo puntando. Abbiamo iniziato secondo me bene, abbiamo già ottenuto degli ottimi risultati già dai primi mesi e quindi continueremo in questa direzione. Sicuramente è un borgo, è un bellissimo, bellissimo borgo, stiamo facendo degli interventi anche per quanto concerne il decoro urbano, la riqualificazione, una nuova illuminazione pubblica, e quindi nei prossimi anni sicuramente diventerà sempre più protagonista per la zona agrigentina, per la costa agrigentina, per l'ospitalità e la promozione turistica. È stato uno degli obiettivi che si è prefissa l'amministrazione fin dal suo insediamento, attenzionare moltissimo l'ambiente e quindi tutto quello che riguarda appunto la raccolta differenziata. Un progetto che fondamentalmente è basato per garantire all'attività commerciale ma anche all'utenza un servizio efficiente che in un qualche modo fa sì che a Siculiana Marina e ci sia veramente pulizia, ci sia attenzione appunto alla differenziata, facendo in modo che specialmente per le attività commerciali ci sia un servizio che sia fatto due volte al giorno, a garantire appunto che la pulizia è continua e costante, e fare in modo pure che magari quei bidoni grossi, brutti, ingombranti che erano messi in giro venissero tolti, appunto garantendo il servizio giornalmente per tutta l'estate. Questo kit in sostanza è la sintesi di questo lavoro, che permetterà anche appunto ai cittadini di avere, specialmente sulla spiaggia, dei sacchetti per poter fare la differenziata. Il comune di fatto ha messo a presidio dell'isola ecologica tutta una serie di operatori che spiegheranno, consegnando pure questo kit, come fare la differenziata in maniera corretta, perché è importantissimo dare una risposta sia per un decoro e un'immagine migliore, ma specialmente per salvaguardare l'ambiente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
L'allarme di goletta verde perché in Sicilia un tratto di mare su tre è inquinato. Vediamo. Su 24 tratti di mare e fiumi analizzati, 6 sono risultati fortemente inquinati e 3 inquinati. Si tratta di punti potenzialmente frequentati dai bagnanti ignari delle acque con parametri non a norma. E quanto emerge dall'analisi sulla qualità delle acque realizzata da Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente presentata a Palermo. I 6 punti giudicati fortemente inquinati sono la foce del fiume Delia a Mazara del Vallo, Trapani, la foce del torrente Canzalamone nel comune di Sciacca, ad Agrigento, la foce del fiume Palma nel comune di Palma di Montechiaro, sempre in provincia di Agrigento, lo scarico degli reflui fognari sul lungomare Galatea da Citrezza nel comune di Aci Castello in provincia di Catania, la fiume del foce Alcantara tra i comuni di Caltabiano e Giardini Naxos tra Catania e Messina e la spiaggia vicino lo scarico del depuratore a Castelvetrano in provincia di Trapani. Gli altri 3 punti giudicati invece inquinati sono la foce del Nocella tra Terrasina e Trappeto a Palermo, la spiaggia vicino il torrente Rizzuto a Butera in provincia di Caltanissetta e la spiaggia vicino alla foce del Gattano a Gela in provincia sempre di Caltanissetta. I dati rilevati da Goletta Verde in Sicilia ci dicono che lo stato delle acque della nostra costa non è per niente roseo, ha detto Claudia Casa, direttrice di Legambiente Sicilia. C'è di più, a preoccuparci non sono solo gli alti livelli di inquinamento, ma lo stato di abbandono di alcuni tratti e il fatto che gli stessi punti risultino inquinati da più di 10 anni. Ci sono ben 5 foci di fiumi, oltre ai limiti di legge, e altre 4 spiagge dove l'acqua risulta inquinata. In questa blacklist rientrano alcuni punti che Legambiente conosce a menadito perché praticamente da circa 10 anni sono presenti in questo triste elenco. Al di là dei numeri, il dato più sconcertante resta lo stato di arretratezza del servizio di depurazione dei reflui, ha aggiunto Legambiente. Basti pensare che il report siciliano di Goletta Verde ci mostra come la maggioranza dei punti analizzati, 19 su 24, non venga monitorata dalle autorità preposte. Eventi al Teatro Costa Bianca di Realmonte nel cartellone estivo da Ibla ad Anna Tatangelo passando per Litterio. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via la stagione estiva al comune di Realmonte, ieri il primo dei 5 appuntamenti con la rassegna letteraria Patrimonio e Memoria e Storie di Vita, Incontri e Sensazioni, che ha visto la presentazione di un libro di Felice Cavallaro, Sciascia e l'Eretico, e dalle parti di Leonardo Sciascia, di Totò Picone e Gigi Restivo, quindi concerti con celebri cantanti nazionali, tra cui la famosa Anna Tatangelo e Ibla, ad ancora celebri protagonisti di cabaret, momenti di grande risate, tra cui spiccano i nomi del duo Matranga e Mina Foi, Respinti e la comicità dell'intramontabile Litterio. Gli appuntamenti musicali prevedono il Festival della Musica, un concerto di musica lirica con la presenza di 2 cantanti della Scala di Milano, una serata dedicata alla danza con il corpo di ballo di Canale 5 del format Amici di Maria De Filippi e per finire 2 incontri culturali a sfondo sociale, uno dedicato alle donne e l'altro con ospite il giornalista Andrea Scanzi. È iniziata la programmazione estiva 2021, stiamo lavorando nel rispetto della normativa anti-Covid per rendere questo momento così critico per l'intera umanità un po' più leggero. Abbiamo pensato alle diverse generazioni e pertanto abbiamo pensato ad un cartellone vario. Abbiamo le attività culturali, quindi una rassegna letteraria, abbiamo le attività ludico-ricreative dove però ci sono i laboratori, quindi che servono a crescere per quanto riguarda i ragazzi, abbiamo le attività di spettacolo musicali, teatrali, di intrattenimento in teatro e quindi momenti un po' più popolari e un po' più leggeri e poi abbiamo una valorizzazione, ecco, l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso un percorso che veda come parte attrice l'intera comunità e anche il territorio, quindi il patrimonio che abbiamo, che non è solo ambientalistico, naturalistico e archeologico, ma è anche
un patrimonio in termini proprio di risorsa umana. Abbiamo tanti ragazzi e li vogliamo valorizzare, abbiamo tante persone che si sono avvicinate al professionismo, alcuni sono veri e propri professionisti, eccellenze, e abbiamo pensato per loro dei promo, delle attività, insomma, da dove si possa vedere e apprezzare che Real Monte non è solo bellezza paesaggistica, ma è anche risorsa umana, è anche bella gente e belle teste. Abbiamo iniziato il percorso che è un vero e proprio fil rouge della memoria intesa come patrimonio, e quindi si è svolta già una serata dedicata a Sciascia l'eretico, il cui scrittore tra gli altri è Cavallaro, e faremo tante altre attività impegnative che hanno l'obiettivo di fare crescere Real Monte nella giusta direzione, e dove la memoria è il ricordo dei giusti, possa essere un monito per le generazioni future che devono crescere secondo il rispetto assoluto delle regole e quindi secondo un principio di legalità. Il programma sarà presentato quando? Il programma sarà presentato nei prossimi giorni, stiamo preparando alla definizione delle locandine, dei manifesti, dove verranno poi dettagliate e specificate le diverse sezioni della stagione estiva, le date, le attività e i luoghi dove si svolgeranno, prevalentemente in teatro, perché lo svolgimento delle attività culturali in teatro ci consente di rispettare meglio la normativa anti-Covid e di controllare l'afflusso degli utenti. Un lavoro fatto in sinergia con la sua squadra assessoriale, quanto è importante? La squadra è importantissima, direi che fa la differenza. Lavorare in gruppo significa confrontarsi sulle strategie da adottare, sugli obiettivi da raggiungere, e questo diverso modo di pensare che non vede più al centro o a centrare l'attività amministrativa, ma condividere con non solo la parte amministrativa ma con l'intera comunità. Viaggio nella storia della ceramica nasitana e nell'opera del maestro Girolamo Lazzaro. C'è il servizio. Si terrà a Naso sabato 24 luglio il convegno dal titolo Viaggio nella storia della ceramica nasitana e nell'opera del maestro Girolamo Lazzaro. L'evento, che si svolgerà nella centralissima piazza Unità d'Italia con inizio alle ore 18, vedrà la presenza di diversi relatori, tra questi l'esperto ai beni culturali Antonello Pettignano, il decoratore Pierluigi Scardino e il torniante Andrea Torcivia. Con un'attenta disamina e dimostrazioni pratiche sarà possibile scoprire le origini di questa antica arte e vivere l'esperienza della foggiatura al tornio e della decorazione della maiolica. Ospite dell'iniziativa sarà Basilio Mignacca. In contemporanea si terrà la mostra di vasi da farmacia ispirati agli antichi stili rinascimentali. Appuntamento per conoscere la storia della ceramica nasitana e l'opera del maestro Girolamo Lazzaro a Naso, sabato 24 luglio. Lo stile della ceramica nasitana è ben rappresentato qua in questi due motivi, il motivo stellare e la doppia treccia. Il motivo stellare è un motivo antichissimo portato in Sicilia dagli arabi, ma presente in tutto il Mediterraneo, specialmente nei mosaici. Qua a Naso diventa maiolica ed è composto da una stella, appunto, che al suo incrocio forma questa croce qua. L'altro è la doppia treccia, che parte dalla singola treccia che è presente in tutto il Mediterraneo dai tempi più antichi e che qua a Naso diventa doppia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.